Prendi un appuntamento con lui perché non vedi l'ora di parlare di un calcio ormai introvabile. Non vedi l'ora di riassaporare quella vecchia fotografia messa nel cassetto da anni. È un rituffarsi nel passato, questo, rispolverando un qualcosa al giorno d'oggi di astratto, incomprensibile. Parli con lui e ti sembra di ascoltare una lingua morta, ai giovani di oggi indecifrabile, neanche fosse latino o esperanto. Concetti come amore eterno verso una squadra, verso un colore, oppure rimanere il più lungo possibile in una società, evitando contratti che durano appena 6 mesi. Poi osservi i suoi occhi, occhi di guerriero, e capisci che è ancora lo stesso, identico a 20 anni fa, quando riusciva con grinta e tecnica a bloccare gente come Platini, Maradona, Falcao, Zico. Stai lì ad ascoltarlo per un'oretta, spesse volte senza fargli domande, perché non c'è neanche bisogno. Gli uomini veri non chiedono mai aiuto. La strada la conoscono a memoria, la percorrono senza cartina. Giacomo Ferri è per il cronista l'ultimo dei moicani di un Toro che non c'è più. Non avrà vinto coppe, non avrà segnato 100 gol, ma è comunque uno dei simboli di quella vecchia fotografia che volevi tanto tirar fuori dal cassetto. Ferri, come stai? Tutto bene, Giacomo? Bene, bene. Che bello rivederti. E credo che bello per te rivedere questi colori, no? Ma in effetti hai toccato un tasto importante. Per me è bellissimo, oltre ai colori che, come si diceva, parlavamo prima io e te, io ho avuto la fortuna di crescere qua, in questa società e in questa città. Perciò i colori sono rimasti quelli e rimarranno sempre quelli. Perciò io sono felicissimo di essere ritornato veramente a lavorare in un ambiente dove in pratica, se posso permettermi di dire, è la mia seconda casa. Ricordi il momento che hai lasciato casa per venire da queste parti? Credo che sia indelebile, no? Per un giovane. Hai detto bene, hai toccato un tasto, sei stato bravissimo, perché ti devo dire la verità, è stato un colpo che penso che questo, l'immagine che io davanti di mio padre e mia madre che mi lasciano, all'epoca mi portarono a Torino e io ho fatto ste viaggi, mi ricorderò sempre, e quando passo, se posso permettermi, sulla Torino Piacenza, tra Asti c'è un castello sulla destra, sì, aderendo sì. Su e mi rimase impresso che tuttora, che sono 40 anni che faccio avanti e indietro, ogni volta che passo mi ricorda il giorno che mio padre e mia madre mi portarono in via Goito, dove all'epoca c'era il pensionato dei ragazzini. L'arrivo in Piemonte è sinonimo di curiosità, tra bambini c'è divertimento, si dorme insieme in una specie di ostello, si studia insieme, si gioca a calcio insieme. Nel frattempo si diventa maturi, seguiti come ombre dai dirigenti esperti, l'avvocato Cozzolino assieme ai suoi fidati collaboratori, la trafila dai Pulcini alla prima squadra. E quant'è bella Torino, Crema è solo un ricordo. Mi portarono nel pensionato con altri 60 ragazzi che erano tutti nella mia stessa situazione in pratica, e allora a un certo punto presentavano la signora, la famiglia che ci guardava, ci ospitava, ci dava da mangiare, ci dava da dormire. E il momento in cui loro van via, arrivano, io li ho visti fino al Valentino, perché poi il Valentino, mi ricordo questo momento che loro, per prendere l'autostrada, hanno svoltato a destra e giustamente ho detto una cosa che dopo 40 anni è come se fosse oggi, però è stata una cosa bellissima per tutto quello che è venuto dopo, ma è stata una cosa bella perché mio padre e mia madre hanno fatto una scelta, mi hanno dato la possibilità di almeno provare in una società grandiosa, perché ripeto, parlo del 75, perciò sono 35-36 anni fa, però sei sempre a 250 km di distanza, per me che arrivo da una città molto più piccola di Torino, però devo dire che l'ambiente di allora era splendido veramente, qualsiasi ragazzo che arrivava, dopo 10 minuti ti coinvolgevano, ti facevano sentire veramente a casa, perché era tutta un'organizzazione veramente dai responsabili del settore giovanile, dagli allenatori, della signora, della custode che ci guardava, in pratica ci controllava. Era un'organizzazione veramente fantastica. Perciò chi arrivava da fuori Torino, io 250 km c'era della gente che giocava con me, che arrivava dalla Sicilia, dalla Calabria, da Napoli.
Però si trovavano immediatamente a loro agio, come mi sono trovato io. È stato E splendido. lì pian pianino scoprivate il Filadelfia, queste pietre miliari del Torino, no? Sì, che Con calma. fino a qualche ora prima tu sentivi parlare, perché in giro per l'Italia, per il mondo, di questa grande squadra che tutti conoscevano, perciò ne parlavano. Però io lì il primo impatto è stato veramente questa immagine dove il primo giorno, mi ricordo ancora, da Via Goito, tutti noi ragazzini avevamo questo famoso abbonamento che ci dava la società, che faceva, prendevamo il 61, il famoso 61 del Pullman che arrivava dalla stazione di Porta Nuova proprio lì davanti al Filadelfia. E al momento che entravi nel Filadelfia, la prima volta, se devo essere sincero, è come quando sono andato a Roma la prima volta che ho visto il Colosseo. Cioè, rimani incantato. In più c'era dentro, mi ricordo ero sempre, perché poi c'era la prima squadra che si allenava, all'epoca era il 75, che è stato anche l'anno Hai anche portato fantastico. fortuna, Ma non so se sono stato io, però. credo, no, io Chi lo no, ma i sa? giocatori veramente Un e l'ambiente. 0,5%, dai. Sì, no, è stato bellissimo perché poi delle immagini in particolare, perché magari uno dice sì, vedevi i Pulici, i Castellini, tutta questa gente che poi ha fatto la nazionale, ha fatto la storia del Torino e dell'Italia, credo. Io credo che, calcistica parlando chiaramente, Certo. io credo che poi le cose che mi è rimasta impressa è tutta questa gente che c'era tutti i giorni. Io dicevo, ma come fanno col freddo, acqua, neve, queste 100-150 persone di tutte le età erano sistematicamente al Filadelfia. Automaticamente poi vedevi proprio come entri dentro gli spogliatoi. All'epoca c'era proprio il posto dove mettevano le scarpe, i giocatori che all'epoca erano attuali del 75, ma credo anche quelli che mettevano tanti anni prima, due signore che ci lavavano la roba. Ecco, forse l'impatto, per fare un esempio, è un po' come quando io sono andato a Roma e la prima volta vedi il Colosseo. Sei rimasto, solo che il Colosseo poi lo vedi, vai via. Qua invece ho avuto la Sì. fortuna di viverlo per tanti anni, è stato splendido. Una cosa Cozzolino. indelebile, credo, come ricordo. Cozzolino e Elena, anche queste sono indelebili, no? Come Sì, io mi personaggi ricordo che unici. avevamo veramente questa soggezione, no? Da questo avvocato Cozzolino, che era una persona splendida, e con lui tutti, da Elena, Ursello, Rabitti, Marchetto, Inaretto, c'era veramente degli allenatori, e tutti veramente, la cosa che mi ha impressionato, erano organizzati su varie categorie. E come ti dicevo prima, era una cosa splendida, perché poi io arrivavo da Crema, che giocavo nel Crema, all'epoca era in quarta serie, che se vogliamo dire è la C2, la seconda divisione attuale. Però c'era un'organizzazione, c'erano questi personaggi che veramente penso che non me li dimenticherò mai. Tutta la trafila l'hai nominato tu, no? Dai piccolini, Sì. diciamo, fino alla primavera, e poi vabbè, è arrivata la grande squadra, la prima squadra. Bello anche questo, no? No, Seguire è tutta stato la. bello perché io ho avuto un attimo 3 anni che mi hanno mandato a Reggio Calabria, perché alla fine della primavera, dell'ultimo anno di primavera, all'epoca usavo un po', era quasi impossibile passare direttamente primavera, prima squadra, perché con i nomi che dicevamo prima, c'era una squadra che erano incredibili, erano dei giocatori fantastici. Però quasi tutti che uscivano dal settore giovanile andavano o in B o in C. All'epoca mi ricordo che io andai a Reggio Calabria e ho avuto una grande esperienza anche lì, sempre proprietario il Torino del cartellino mio, mi ha fatto fare 3 anni di regina, e al quarto anno mi portarono indietro nell'81, quando hanno rivoluzionato sulla squadra, che ha cominciato a fare un po' misto giovani e meno giovani. Certo. Mi portarono indietro nell'81 e da lì cominciai poi la prima squadra. E l'ultima, poi ti lascio veramente, Giacomo. Cos'è realmente per te il Torino? Ma io credo che, l'ho detto all'inizio, ma non vorrei neanche essere Ma ripetitivo, ripetiti. no? Cioè, il Torino per me è tutto, nel senso è la mia vita. È la mia vita perché. No, ma senza ombre di dubbio, perché ti dico adesso io, per esempio, quando abbiamo un giorno libero vado a casa, c'è la mia famiglia, però dopo che vedo che loro stanno bene, che dopo 20 minuti io vorrei tornare qua. Perciò ti dico, a Bellissimo. me, devo essere sincero, il Torino se sta primo in classifica, vince, fa, chiaramente sono l'uomo più felice del mondo. Ma quello, per farti un esempio, come ti ho detto prima, il discorso quando mi hanno chiamato, per me è una cosa in più. Per me star qua è
è un modo per respirare, per vivere. Non saprei dirti altre cose per me, ma anche ti devo dire la verità, nonostante i 2 o 3 anni che io sono andato via, perché poi io stando qua fino al 2005, poi andai via e per 3 o 4 anni sono stato via. Io ero a Crema, però era come se io fossi stato sempre qua. Perché, Sempre, sempre. ti ripeto, io credo che non sarò l'unico, eh. Quando tu nasci lì, tu muori con quello dentro, tutto quello che hai vissuto, vai a finire con loro, ti seguono per tutta la vita. C'è niente da fare. Ma la gente magari che adesso ti sta ascoltando e dice, non può capire, perché tu puoi crescere da qualsiasi altra parte. Non c'è l'atmosfera delle sensazioni che tu provi qua, tu non le provi da un'altra parte. Questo è un mio pensiero. Certo. Ripeto, poi uno dice, ma cosa sta dicendo? No, è No, così. no, ma... Anche perché ti devo dire la verità, lo sto dicendo con interessi di che tipo? Tanto io adesso sono Ma qua, no, non è che ma... devo venire al Torino, mi ha Ma preso. certo. Ringraziando Dio, il presidente ha scelto me e lo ringrazio ancora adesso. Però è una cosa vera. Io dico, mio fratello, per fare esempio, è nato nell'Inter, come me, è nato da piccolo. Ma il fatto che lui andava all'Inter, faceva l'allenamento e tornava a casa, lui è stato 20 anni, beh, io questo è il 26esimo anno che sono a Torino, per fortuna, che lavoro per il Torino. Lui è stato 20 anni, ma è diverso, lui è legatissimo all'Inter, è Però tifoso dell'Inter, però lui non ha provato quello che, non ha avuto la fortuna, secondo me, lui avrà vinto scudetti, lui ha fatto mondiali, ha fatto una grande carriera, però lui non ha avuto la fortuna di vivere quello che ho vissuto io da piccolo, l'ambiente che ho vissuto io. Perché gli uomini che c'erano all'Inter quando lui giocava nel settore giovanile potevano essere uguali ai nomi che ho fatto prima. Ma l'ambiente che c'era in via Filadelfia, quelle tribune e quel campo che c'era, lui non le ha vissute. Perciò non può, ho fatto esempio di mio fratello che ha fatto una carriera Beh sì, incredibile, una ce l'ha in squadra casa, incredibile. certo. Non so se mi sono Sì, spiegato cosa voglio sei stato dire. chiarissimo. C'è niente da fare. Chi è nato lì ha avuto una grande fortuna e tu te lo porti dietro per tutta la vita. Grazie Giacomo, Ma grazie in a voi. bocca al lupo veramente, grazie. Credi lui.